mutilato le mie vittime, ho fatto hamburger con la loro carne e li ho venduti lungo la strada. Mi chiamo Joseph Roy Metheny. Benvenuti nel mio mondo crudele. Sono nato il 2 marzo 1955 a Baltimora, negli Stati Uniti. Sono diventato dipendente dalle droghe all'età di 18 anni e continuavo a vivere con persone senza tetto tossicodipendenti. Quando la mia allora moglie si è drogata di crack nel 1994, mi ha lasciato con nostro figlio per un altro uomo. Per giorni ho cercato invano di trovarla. Poi, fuori dalla rabbia e dalla furia, ho ucciso due innocenti senza tetto con un'ascia vicino al luogo in cui avevo commesso gli omicidi. Ho notato altre due donne, ma non potevano darmi informazioni sulla mia moglie. Le ho aggredite entrambe, strangolate con un cavo di prolunga, e ho sepolto i loro corpi mentre facevo ciò. Ho visto un vecchio pescatore sul fiume che mi guardava nella mia direzione. L'ho picchiato fino a ucciderlo. Quella notte ho ucciso cinque persone in circa sette ore. Due anni dopo, nel novembre 1996, ho incontrato Kimberly Lynn Spicer, che ho accoltellato perché non voleva fare sesso con me. Ho tagliato il corpo a pezzi e l'ho gettato nel tritacarne. Nella stessa settimana ho organizzato un furgone per il cibo e ho venduto hamburger. Ho mescolato carne di maiale e manzo con carne umana. Nessuno si è accorto della differenza di sapore. Anzi, molti hanno detto che erano i migliori hamburger che avessero mai mangiato. Tutto andava bene finché non mi sono rimasto senza carne speciale. Un mese dopo, l'8 dicembre, ho trovato la mia nuova vittima, Rita Kemper. Abbiamo consumato per un po' nel mio camper. Quando ho cercato di spogliare la donna, ha resistito e ha urlato disperatamente. È fuggita dalla finestra e ha avvisato la polizia. Ho iniziato a fare le valigie. Sapevo che la polizia sarebbe venuta a prendermi. Ma quando sono uscito era già troppo tardi. Quando sono stato arrestato nel 2016, ho confessato i miei crimini. In totale, ho ucciso 13 persone. Tuttavia, sono state trovate prove sufficienti per condannarmi solo per due omicidi.